Buon pomeriggio gentili telespettatrici e gentili telespettatori di TV9, benvenuti qua in diretta ad #221 come ogni giovedì pomeriggio. Buon pomeriggio anche al direttore Enrico. Buon pomeriggio Benedetta e direi che la puntata è particolarmente ricca. Non perdiamo tempo nelle... No, tanto non vi facciamo spoiler. Non spoileriamo nulla, ma... vedo, almeno questo lo spoileriamo. Salutiamo chi in regia Giulia Molinari e Andrea Grillotti che appena inquadrati. Sono apparsi. E intanto approfittiamo per sederci subito qui nel nostro salottino, poi avremo modo di salutare i nostri amici musicisti qui alla sinistra, ma ci arriveremo. Qui con noi è seduto Don Enzo Capitani, direttore della Caritas Diocesana di Grosseto. Buon pomeriggio a tutti. E non solo, ma insomma ci limitiamo a questo, Don Enzo. Sì, senti, Don Enzo, a parte che è un momento particolare per la Caritas, perché insomma vi appropinquate a realizzare finalmente la nuova sede. Sì, domani mattina alle 10:30 ci sarà la cerimonia, diciamo così, della posa della prima pietra in via Pisa numero 1 e si spera che sia la prima di tante pietre perché non ci si fermi, insomma. Con una sola ci si fa poco. Ci si fa poco. Niente. Però serve anche quella. No, bene, era per ricordare insomma che è un momento particolare anche per la Caritas diocesana. Dopo 50 anni si realizza una nuova sede. Sì. Siamo qui per ragionare anche del perché è necessaria, tutto sommato, no? Una sede nuova, ma non tanto per la sede in se stessa, ma perché tutto quello per cui la Caritas è nata e opera non è che è passato, anzi è estremamente presente. Diciamo che le povertà non sono assolutamente diminuite. No, non sono diminuite, anzi sono aumentate, purtroppo. Perché la Caritas è una di quelle società che vorrebbe chiudere. Sì. In realtà tanto. Gli tocca stare aperta. È come io col Chase, vorrei chiudere, ma mi tocca starci. Tocca stare aperti, sì. Il sogno di Martin Luther King, che diceva di sognare un mondo dove non esiste volontariato, è ancora di là da venire. Chissà quando sarà, non lo so. Comunque dicevo che la povertà sta crescendo in termini esponenziali, non tanto e non solo in termini numerici, quanto in termini di bisogni che la persona va incontrando nella sua attuale crescita. Di solito si mette insieme Caritas e Mensa dei Poveri. Non è solo quello, ma la mensa dei poveri è un primo passo, ma non quello definitivo o quello necessario più di tutti. Penso per esempio al progetto che abbiamo per le famiglie che hanno uno sfratto su mezzo alla strada, a cui offriamo ospitalità in quattro spazi che la Caritas ha a disposizione per accompagnare queste famiglie all'uscita della propria... Per tornare a una vita normale. Per tornare a una vita normale. Penso a un'altra realtà come quella del carcere. Ecco, apro una parentesi. Io nella mia vita ho due sogni per Grosseto. Una è la sede Caritas che sta nascendo e mi auguro che nel 2025 si concretizzi un'altra prima pietra, che è quella del carcere nuovo. Che tanto sarebbe un carcere particolarmente di dimensioni, insomma, non dimensioni, certo come il carcere che abbiamo adesso. Insomma. Certamente, ma soprattutto all'avanguardia dal punto di vista degli interventi sociali e del recupero. Quindi dei servizi che può offrire. Sì. Attualmente perché dico queste due prime pietre? Perché secondo me la civiltà di una comunità o di una società si misura dall'attenzione e dalla comprensione che ha nel seguire le proprie fasce fragili. Cioè, se una società, una comunità non sa occuparsi di chi è nel carcere
o di chi ci finisce, ovviamente, e non sa occuparsi di chi ha perso un lavoro, ha perso una casa, è caduto nelle dipendenze o altre cose, come anche le pene alternative che pure la nostra giustizia mette a disposizione, ma che noi come società civile ancora facciamo fatica a capire, a comprendere. Basta che in un paese dei nostri si dica: ma perché non facciamo, se c'è una casa parrocchiale a disposizione, perché non metterci qualcuno che è in grado di usufruire di persone, di permessi o di pene alternative? La vedo dura, anzi la sto vedendo dura. Non si riesce. Non si riesce, ma io ci riesco. Ma dice, cioè, perché... Non si riesce, ma tu ci riesci. Non si riesce a comprendere, ad accettare. No, c'è sempre... Si ha paura. Come in tutte le fragilità c'è sempre la paura. Una paura che si deve comprendere una cosa, che la paura sparisce nel momento in cui vieni a conoscenza della realtà. Quando mi dedicai qui prima a Grosseto con un'associazione di volontariato che si chiamava La Strada ai malati sieropositivi, che non erano allora venivano definiti... Allora si moriva. Ecco, esatto, sì. Sieropositivi, cioè, diciamo, ma era un accompagnamento AIDS, alla fine era quello. Purtroppo sì, nel 99% dei casi di persone che entravano al CEIS sono morti tutti. Ovviamente finito il programma, tutto quanto, però la vita è stata troncata veramente. E questo mi ha fatto riflettere appunto sulla paura che la gente aveva. Ora se ne parla più, la paura penso sia rimasta tale. Vedo qui dei giovani e vorrei sapere, per esempio, se sanno qualcosa di come evitare di prendere l'AIDS, per esempio. Che insomma sarebbe già una sarebbe buona cosa. Senti, noi ci fermiamo un attimo perché vogliamo un po' mi avvicino, dare spazio anche alla musica, ma te resti qui con noi perché poi proprio su questo discorso della tossicodipendenza e delle, come dire, delle conseguenze correlate che ci sono continueremo a parlarne. Ok. Sì, mi sono avvicinata qui ai nostri amici Shakers. Sì. Benvenuti. Ciao a tutti, grazie. ci suonate un repertorio vostro? Sì, sono 4 brani del disco che uscirà a breve. Benissimo, allora ci date un'anteprima. Quale sarà il primo? Rosemary. Grazie, buona esecuzione. Grazie. 1, 2, 3.
dress, cookie color dress. Yeah. Meravigliosi, bravi, meravigliosi. Bravissimi. Dopo bravi. Magari parleremo sì, anche dell'album. Sì, avremo modo anche di conoscerli un po' meglio. Insomma, un po' di energia. di quella buona. Di quella buona. Sì, sì, quella musicale è senz'altro buona. E qui invece appunto. Qualcuno ancora l'energia la ricerca altrove. La ricerca in sostanze, sì. Lo dicevamo prima, insomma, tu, sì. Anche come cesta ti piacerebbe chiudere, ma invece non ti riesce. No, anzi, anche lì le situazioni vanno peggiorando, perché le sostanze cominciano a essere purtroppo molto più pesanti di quando ho cominciato. Parlo di 40 anni fa, nel 1987. Più pesanti dell'eroina? Sì. Si può dire. Nel senso che l'eroina non fa danni come fanno altre... Non è una passeggiata di salute, ma insomma. Bravo. Per esempio, in questi... Quando ho cominciato a interessarmi di tossicodipendenza, c'era l'eroina e sporadicamente... i cosiddetti acidi. Mm-hmm. Quindi l'LSD. L'LSD. Oggi invece è vero sta ritornando, ma sta ritornando perché l'eroina era sparita, sostituita dalla cocaina. Buste di cocaina, che quindi è la droga attualmente predominante. Però ci sono due variabili. Uno, il ritorno dell'eroina e tre è la terza sostanza che sta prendendo sempre più campo e fa danni psichiatrici, è il cosiddetto crack. Ah, quindi crack, la cocaina mal lavata, come si dice? No, è cristallizzata, sono cristalli di cocaina che vengono fumati, eccetera. E sia la cocaina, ma soprattutto il crack, nel giro di qualche giorno, il crack, un pochino più a lungo la cocaina, bruciano i neuroni del cervello. Per cui la riuscita, se cioè, è nelle prime fasi... fisico, non solo psicologico. Sì, sì, è proprio fisico, neurologico e quindi per certi versi è irrecuperabile perché i neuroni purtroppo non si rigenerano. Mentre altre parti del nostro corpo sì, i neuroni del cervello quando si bruciano si spengono, punto. E sono problemi seri che i tecnici come i psichiatri poi sono costretti a intervenire. Età e classi sociali, c'è differenza? No, non tra c'è gli differenza. Utenti intendo dire. Sì, 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 non c'è differenza. Diciamo che qualsiasi sostanza non è classificabile per... Che una volta la cocaina era la droga dei ricchi. Una volta, appunto. Ecco. Oggi bastano 20 euro per prendersi una busta di cocaina. A quei tempi ci voleva 70, 80, 100 mila lire, perché c'erano le lire. Mentre l'eroina era più a buon mercato. L'eroina era più a buon mercato. E comunque al di là dei valori di mercato, la droga, compreso l'alcol, e questo non per niente l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, definisce l'alcol come una droga, punto. Poi dopo si può discutere, si può tutto quello che si vuole, però la definizione dal punto di vista della salute è questa. L'alcol è una droga. Ma c'è anche un altro tipo di droga, come per esempio la ludopatia, e qui si apre un fronte vasto. Anche come perché al solito, sì, ovunque. Sì, e come al solito purtroppo bisogna ammettere, purtroppo, che lo Stato ci guadagna. Su certi tipi di dipendenze ci fa la tara, cioè ci guadagna. Vedi il fumo, per esempio, delle sigarette, monopolio statale,
vedi il gratta e vinci, lotto, tutto quello che sono il cosiddetto gioco legale, che poi legale non è, perché comunque instilla la dipendenza, instilla false illusioni, perché uno si aspetta sempre di vincere, non qualcosa, di fare il colpo della vita. E però per un colpo della vita mi viene da dire che milioni rimangono senza vita, e allora con tutto il rispetto, ma... E questo è un fattore di decivilizzazione, secondo me. Non esprimo un giudizio, ma indico la realtà. Le lotterie sono patrimonio dei paesi più poveri. Io ho girato certi paesi in Sud America, certi paesi nelle Indie, certi paesi nell'Africa. A ogni angolo, tutti i giorni, ti offrono biglietti per una lotteria diversa. Come se fosse una speranza sì, reale. Sì, invece. Sì, esatto. E allora mi domando, ma noi non siamo capaci di gestire i nostri sentimenti, le nostre emozioni? Ma probabilmente nemmeno le conosciamo, nel senso che chi parla più di invidia, gelosia, rabbia, no, si vedono i gesti di gelosia. Come dire, da dove vengono anche i femminicidi? Da dove vengono le violenze che ci sono a giro? Da dove vengono, purtroppo io non sono d'accordo, è facile indicare nei ragazzi l'origine di un male che dovrebbe mettere in crisi noi adulti. E noi si dice, ci sono i baby gang, e a Grosseto non si vive più, vero? Ci sono i baby gang, sì. Ma scusate, da che mondo è mondo quando ero piccino io? Gli adolescenti hanno fatto sempre gruppo. Sì, ma perché poi... è nel gruppo che poi si cresce, ci si confronta, si rompe la solitudine. Certo che se a questo gruppo non è stato dato un input da parte degli adulti, un'educazione affettiva. Correggimi se sbaglio, però insomma oggi a Grosseto non si vive più, ma quando negli anni 90 c'era l'eroina a fiumi, non ci si vive neanche negli anni 90, no. Non è che... Perché insomma, era... nel senso che... A volte abbiamo la memoria corta. Sì, parecchia. E oggi nelle macchine ci capita di incontrare certi personaggi che spaccano i lunotti, va bene? A parte che torno a dire veramente non c'è più quello originale. Non è l'originale. Non è l'originale. Ma allora le macchine venivano spaccate per un'autoradio, che oggi non esiste nemmeno più. Che serviva più. Per comprarsi poi la droga. Esatto, questa. Serviva per una dose. Lorenzo, io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi. Noi ci fermiamo qualche istante per la pubblicità. Tornerai a trovarci naturalmente. Volentieri. Bene. Sono a disposizione. Grazie, linea buonasera alla a tutti. Regia per la pubblicità. You don't like my kind of movies. I pretend I like your cookies. Girl, I'm a fool. The other women are not like you. When I took you to my pain, you look at me with angry
happy. You look at me with angry eyes, and I know that I sleep alone. Come si chiamava? Girl, I'm Fool. Girl, I'm Fool. Girl, I'm Fool. Ma mi dici anche il nome dell'album? Rosemary. Ah, Rosemary, quindi il brano di prima dava proprio il pezzo di punta, il titolo. Grazie, ora poi andiamo avanti. Nel frattempo, Benita, intanto ti aspetta qualcuno all'angolino? Eh sì, è perché l'abbiamo trascurato, ma non è giusto, non dobbiamo trascurarlo. Tra l'altro abbiamo un campione. Benedetta raggiunge l'angolino, vedo qui che ci ha raggiunto in studio il nostro responsabile delle risorse umane, Marco De Santis, che tra un po' ci raggiungerà qui proprio nel salottino per un saluto e per raccontarci un po' alcune cose che riguardano anche la nostra emittente. Siete pronti da quella parte? Prontissimi. Benissimo. Vi presento Fabio Tronconi, che è un maratoneta. Sì, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te e grazie, insomma, di averci raggiunto in trasmissione per raccontarci la tua ultima vittoria. Sì, ho partecipato domenica alla maratona di Milano. E sei arrivato, diciamolo? Sono arrivato secondo italiano. Secondo italiano con un, insomma, un record, con un niente bel tempo, male. Sì, 2 ore 28 e 58. Quanti chilometri? 42. Beh, sì, è impegnativa, sì. Poi era una giornata anche abbastanza calda, sicché nell'ultimo tratto è stata un po' dura anche per il caldo. Che difficoltà hai riscontrato? Ma a parte all'inizio e alla fine che c'era il fondo stradale lastricato, quindi c'era un po' di buche, era un po' difficile, insomma, trovare l'appoggio giusto del piede. Poi il percorso comunque è bello, tutto intorno a Milano, abbastanza pianeggiante, a parte qualche cavalcavia, insomma, ma cose normali, niente di super impegnativo. Cose normali per te, sì. Perché io 42 km a piedi probabilmente ci metto una giornata, ecco. Ma ora, la maratona è una disciplina che fa parte dell'atletica. Sì, sì. E che comprende la corsa. Giusto? Sì. Parlaci un po' di questa tua disciplina. Io ho iniziato da bambino, all'età di 6-7 anni, nel mio paese a Roccastrada c'è una festa e fanno tutti gli anni una gara che si chiama la Marcia Verde, che mm-hmm. è una delle più antiche qui in provincia. E io ho sempre ammirato questi corridori che venivano, insomma... perché venivano da fuori? Sì, venivano da fuori per correre e da lì mi è presa la passione e ho smesso poi di giocare a pallone e ho iniziato l'atletica, prima in pista. Mi sono allenato 5 anni con Claudio Pannozzo e Stefano La Rosa, che è l'atleta, insomma, olimpico di maratona, quindi ero in buona compagnia, insomma. E poi niente, quando poi ho finito le scuole, per 5 anni mi sono fermato, diciamo, quando ho iniziato a lavorare, e poi ho ricominciato, insomma, da qualche anno. E l'hai presa, direi. L'ho presa, sì. L'hai presa fitta, si sì. Dice in Maremma, l'hai presa proprio da professionista. Diciamo che anche Beh, se un tempo del sì, genere anche lo è. Sì, diciamo, io sono amatore, comunque non è che lo fo di lavoro, però insomma sotto le 2 ore e 30, diciamo, è un pochino la soglia che delimita l'amatore dall'atleta un pochino più evoluto, diciamo, cioè un tempo molto molto difficile da ottenere, ci sono riusciti pochissimi qui in provincia di Grosseto. E quindi bene che tu sia qui a raccontarcelo. Io lì vedo delle scarpette, quindi immagino che ci siano delle scarpe specifiche che vengono utilizzate. Sì, queste sono
è da pochi anni insomma che è uscita questa nuova tecnologia, e sono praticamente delle scarpe che oltre ad avere un'ammortizzazione sia nel tallone che nell'avampiede abbastanza grande, consistente, perché qui si parla di 4 centimetri qui e 32 mm qui, però qui nel mezzo c'è una piastra di carbonio che irrigidisce la scarpa ma riesce a spingerti in avanti quando riesci a comprimerla, perché così non si comprime molto bene, ma quando si affondi il piede, quando affondi il piede si riesce a piegare insomma, e questo è un, diciamo, un bel aiuto. Infatti negli ultimi anni si è visto tante volte che hanno battuto il record del mondo anche gli atleti professionisti per via di questa nuova tecnologia che c'è nella scarpa. Sì. E questo si usa per esempio solo per le lunghe distanze o anche per la velocità? Sì, ci sono anche scarpe specifiche per la pista, ovviamente non hanno questa ammortizzazione così accentuata, sì. E ascoltami, anche a livello, chiaramente ti allenerai, ma avrai anche magari, non so, con il cibo, come ti regoli? Con il cibo io ho sempre, diciamo, un po' sottovalutato negli anni passati, diciamo, il fattore cibo, il fattore magari integrazione, insomma, e reintegrazione dopo gli allenamenti. E invece praticamente tramite un amico che è un dottore insomma, che si chiama Tiziano Lori, praticamente ho iniziato dapprima a farmi massaggi un po' per sciogliere le gambe, e poi mi segue anche per quanto riguarda l'alimentazione insomma, e queste cose qui, mi dà tanti consigli e ho visto i risultati, sì. Insomma, è una pratica che richiede delle attenzioni specifiche, sì. Perché insomma questi tempi non si raggiungono a caso. Bene Fabio, tu rimarrai in puntata con noi fino alla fine, quindi torneremo a trovarti, o io e Enrico, ora non ricordo, lo leggerò dopo. Va e bene. Nel frattempo io passo la parola a Enrico dall'altra parte dello studio insieme a Marco De Santis. Bene, grazie Benedetta e benvenuto a Marco che avevamo visto prima, sei venuto a trovarci. Sì. Diciamo, la tua figura, la tua presenza è una novità anche per la nostra azienda, perché comunque è una figura che si occupa delle risorse umane, no? Sì. Qual è il tuo compito? Perché? Le risorse umane si occupano di sviluppo del potenziale, organizzazione, gestione, comunicazione interna, in genere anche comunicazione esterna, in questo caso anche aggiungiamo reputazione. Queste sono le in proposito ci hai portato anche un piccolo spot. Sì, ho portato se la regia fosse pronta, sì. lo passiamo, sì. E poi magari ne parliamo, se abbiamo modo di certo. Parlare, intanto è una cosa molto molto breve. Questo è uno spot che andrà in onda appunto da ora. La prima visione. Questa è la prima visione, sì. Un'anteprima diciamo che diamo. E si parla in questo spot di crescita. Sì. Di crescita della televisione, sì. E di crescita del territorio. Sì, e di crescita delle persone. Di crescita delle persone. Nel senso che le aziende crescono se le persone che ci lavorano crescono, e i territori crescono se aziende e popolazione cresce. C'è una frase che ripeto del nostro editore che dice che questa azienda TV9 ha una responsabilità particolare nella crescita culturale del territorio. Quindi la crescita è connaturata, è dentro questa azienda. Tu parli spesso di... cioè tu sei il responsabile delle risorse, sì. Umane, però insomma quando parli preferisci utilizzare un'altra terminologia, sì. Che è quella di patrimonio umano. Patrimonio umano, sì, perché l'espressione risorse umane è quella convenzionata anche negli altri paesi, non soltanto in Italia, quindi
quella sigla HR, Human Resource e Risorse Umane, ormai è una convenzione che supera... Tutti capiscono. Sì, che tutti capiscono, però non sono d'accordo, non solo io, comunque io non sono d'accordo, perché per me le risorse sono l'acqua, il petrolio, il gas naturale... C'è qualcosa, insomma, che il fattore umano non può essere considerato al pari di una risorsa qualsiasi. Anche perché le risorse, ogni tanto si sente, le risorse sono esaurite, eh? Non c'è più acqua, mentre le persone non sono risorse, sono un patrimonio. In che senso? Il patrimonio, già la parola, ci fa pensare a qualcosa da custodire, e se è ben custodito il patrimonio cresce, quindi sta a noi poi farlo crescere. Custodire e anche investire, viene un po' in mente la parabola dei talenti, no? Sì, 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 perché il patrimonio cresce, certo, quella parabola esprime bene un concetto, che l'impegno umano, l'ingegno umano fa crescere le cose, non solo la terra ma anche il patrimonio in generale. Senti, una delle cose di cui si parla poco, sì, sembra quasi diventato un tabù, sì, nel mondo del lavoro, ma anche nella società, diciamo. Tant'è vero che si parla di prodotto interno lordo, qualcuno ha cominciato a parlare di felicità interna lorda, no? Sì, di felicità si parla poco, invece poco. È fondamentale. Si parla pochissimo perché si parla più di pornografia, se ne parla, si fanno i film sulla pornografia, non solo film pornografici, perché sono abbastanza sdoganati. Mentre la felicità è un tema tabù, perché è come se parlare di felicità, soprattutto nei luoghi di lavoro, diventa un'illusione, un'utopia. Invece noi dobbiamo impegnarci nella felicità, ognuno per la sua, ma un'azienda deve comunque facilitare, sostenere la felicità delle persone che ci lavorano, e tutte quelle che invece hanno, che sono i portatori di interesse, quindi le famiglie e tutto quanto. Chiaro, ognuno è responsabile della propria, però come azienda, perché le persone felici lavorano meglio, sono quindi più creative. Quindi la felicità è in qualche maniera un fattore di produzione? È un effetto e un fattore? Sì, è un circolo virtuoso. Più siamo felici, meglio stiamo, più abbiamo idee migliori, e più... aumentando le idee migliori siamo sempre, quindi sì, è una ricorsività virtuosa. Una delle cose che spesso ci siamo detti, e che anzi l'editore spesso ripete, è che una delle mission di questa emittente è guidare e accompagnare il cambiamento, sì, ma non il cambiamento per il cambiamento in sé. Sì, ora la parola... Che cos'è il cambiamento? Sì, ci sono le stagioni sulle parole, no? Quindi ultimamente, per esempio, una parola molto ripetuta era narrazione. La narrazione, sì, sì. Cambiamento. Che ha un senso in sé, sì, perché certo. Non è che, solo che quando si abusa poi... Ne parlavano tutti, come se tutto fosse... cambiamento negli ultimi anni era un po' passato di moda, perché chi ne parlava in genere faceva resistenza. Che cos'è il cambiamento? C'è una frase di Churchill bellissima che dice: non tutti i cambiamenti sono miglioramenti, ma per migliorare è necessario cambiare. Siccome vedo gli esseri umani destinati al miglioramento, all'evoluzione, dobbiamo passare da cambiamenti non come scelta, ma come condizione necessaria. Quindi arrendiamoci, non facciamo resistenza, perché tanto il mondo cambia comunque. Quindi se noi cambiamo bene, altrimenti ci cambierà il mondo, quindi... Vediamo lo spot che scorre qui dietro di noi. Perché questo spot? Perché l'azienda è interessata a conoscere il potenziale. In questa azienda lavorano, ci sono tante competenze, devo dire anche importanti. È un piacere lavorare con queste competenze, questi talenti intorno. Però è un'azienda che sta crescendo da anni, e c'è una crescita che ora sta aumentando. Quindi per noi è importante avere, per le risorse umane è necessario, ma per tutta l'azienda, avere una panoramica di talenti che sono sul territorio e anche un po' anche più fuori, là, anche fuori. Qui la squadra è composta da grossetani e non, insomma, e non c'è una certo. buona, c'è un buon assemblaggio. Quindi questo spot, che siccome noi cresciamo, vogliamo sapere se c'è qualcuno che vuole crescere con noi. Quindi puoi inviare un curriculum, nello spot ci sarà un QR code che attiva le mail. Un spot che andrà in onda, ma anche sui social, quindi sarà anche sui social, disponibile. È molto facile, risorseumane@tv9italia.it,
qualcuno manda il curriculum e magari scrive anche io desidero essere felice in questo modo, insomma, e noi vediamo se questa felicità è compatibile con la nostra. Si incrocia con la nostra. Sì. Bene, io ti ringrazio Marco di essere stato con noi. A te, direttore. E ci diamo qualche istante di pubblicità e poi tornate qui, restate qui con noi con #221, avremo ancora molte, molte altre cose da raccontare. Bentornati in diretta con #221 e nel frattempo, mentre c'era la pubblicità, ci ha raggiunti qui nel nostro salottino il direttore di Terre Regionali Toscane, Giovanni Sordi. Che cos'è Terre Regionali Toscane? Lo dico io brevemente. Per i grossetani è la vecchia azienda agricola regionale di Alberese. In realtà è molto di più perché racchiude, diciamo, in un'unica azienda tutte le aziende agricole della regione toscana, questo lo possiamo dire. Per Grosseto resta comunque questa grande parte del Parco della Maremma, fondamentalmente. Insomma, se chi è abituato a passeggiare, andare sulla strada per Marina di Alberese e si ritrova circondato da vacche e cavalli, sappia, vero direttore, che le vacche e i cavalli che si trovano lì sono proprietà dell'azienda, dell'ex azienda agricola regionale di Alberese, oggi Terre Regionali Toscane. Perché è qui? Nei giorni scorsi, lei rappresenta un po' il cuore dell'agricoltura in Maremma e in Toscana. Questo perché di fatto Terre Regionali non solo mantiene delle tradizioni, ma sperimenta, ma fa crescere trasferisce anche tecnologia, se si può dire in qualche maniera, all'agricoltura. È così, giusto? Assolutamente, è proprio così. Non solo manteniamo le tradizioni, specialmente quella dei butteri, che è il nostro fiore d'occhiello. Tra i pochi butteri ancora effettivamente in attività ci sono i vostri. Sì, quelli veri. Quelli veri. Fra l'altro abbiamo assunto ultimamente addirittura una buttera, quindi abbiamo aperto lo spazio effettivamente anche alle donne. Siamo molto orgogliosi anche di questo. Fra l'altro è molto brava, quindi. La tradizione dei butteri, la tradizione e anche un concetto di progresso della vacca maremmana, la vacca maremmana che era a rischio estinzione adesso non lo è più praticamente, grazie soprattutto alla regione toscana e all'azienda d'Alberese. E ad Alberese magari anche un mercato piano piano. Ma la vacca maremmana dovrebbe avere un grandissimo mercato, un grandissimo futuro. Perché una carne è ottima. Non solo, non è un discorso soltanto dell'ottimo, perché è veramente ottima. La mangio, hai capito. Ha delle caratteristiche organolettiche anche. Non solo organolettiche, nutraceutiche, importantissime. Io l'altro giorno parlavo con un caro amico veterinario e lui mi diceva: abbiamo una carne rossa che ha il colesterolo di una spigola. E quindi è una caratteristica importantissima questa. È un modo con cui riuscire a mangiare anche più carne rossa, e la carne della maremmana è estremamente salutare. Una delle cose importanti che custodisce Terre Regionali Toscane è anche la banca del Genoplasma, giusto? Allora, Ente Terre Regionali Toscane è la tenutaria delle... Cioè, i semi? Sì, non solo i semi. Allora, faccio per spiegare. Sì, la parte, certamente sì, sia la parte vegetale. Quindi le banche del germoplasma, tutte le banche del germoplasma collegate con il sistema dei coltivatori custodi, ovvero tanti coltivatori che riproducono semi e riproducono piante e mantengono questa biodiversità enorme che abbiamo in Toscana. Perché non sono solo in laboratorio, diciamo così, o in un cavò, ma sono effettivamente coltivate direttamente da questi agricoltori custodi che vengono gestiti direttamente da Terre Regionali. Insomma, direttamente all'ufficio di Alberese. È un lavoro culturale e anche da un punto di vista proprio economico, nel senso che apre, credo, prospettive importanti, perché oggi si parla tanto anche di semi antichi, di grani antichi, di cose. Allora, se non ci fosse chi custodisce, si perderebbe tutto. Si parla di biodiversità, appunto, e si perde altrimenti. Sì, i grani antichi, cosiddetti antichi, che poi sono originati all'inizio del Novecento da grande Strampelli, che è colui che ha creato queste varietà ai tempi innovative, sono una grande ricchezza, soprattutto perché sono salutari, perché hanno un glutine sicuramente più sano di quelli ottenuti negli anni 70 attraverso tecniche
di modificazione genetica un po' alternative possono essere, diciamo, state. In origine c'era una selezione di grani, perché dove poi c'è stato invece l'intervento proprio materiale. Il materiale che non è neanche un discorso di OGM, addirittura peggiore, perché diciamo aver bombardato con acque radioattive i semi del grano per creare varietà che hanno caratteristiche diverse. Ma tutta salute proprio. È tutta salute, sì, diciamo così. Diciamo così. Però, insomma, sinceramente, Terre Regionali ha tutta quella che è la collezione dei grani toscani. E noi puntiamo proprio a evolvere questa collezione dei grani toscani, cercando di farli coltivare sicuramente agli agricoltori toscani. Un'ultima curiosità, poi, diciamo, in questo spazio si sta esaurendo, però mi incuriosisce, voi avete, c'è stato proprio in Terre Regionali Toscane un tavolo sul biologico che si è riunito proprio nei giorni scorsi, no? Qual era l'obiettivo, quali sono i risultati che sono venuti fuori? Allora, il tavolo era il tavolo dei biodistretti. I biodistretti sono qualcosa di molto innovativo che vengono fatti in tutta Italia. La regione toscana è all'avanguardia anche su questo, grazie anche alla politica. La provincia di Grosseto mi sembra comincia a avercene qualcuno. E la provincia di Grosseto ne ha due. È quello più grande, cioè quello più grande d'Italia è quello della Maremma. Di cui facciamo parte anche noi come certo, alberese. Siamo il sindaco di Grosseto. E noi siamo fra i soci fondatori, naturalmente, facciamo parte anche del consiglio d'amministrazione. E poi c'è quello della PIA, che riguarda la zona di Roccastrada. Zona delle colline. Sì, sì, che è anche quello che diventa importante, che sono delle grandi aziende dentro. Però c'è da dire un qualcosa. Qual è l'obiettivo e quale utilità hanno questi distretti? L'obiettivo è di fare sistema fra le aziende che fanno biologico, l'obiettivo è di creare innovazione nelle aziende che fanno biologico e soprattutto quelle innovazioni a cui ha bisogno effettivamente il biologico. Cioè, le aziende biologiche sono le aziende più innovative, quelle che hanno bisogno di più innovazione. Faccio un esempio: l'agricoltura di precisione, l'utilizzo dei droni, l'utilizzo di macchine che vengono a limitare. La biologica ha più bisogno? Ha più bisogno perché noi dobbiamo controllare meglio quello che è lo status delle piante, quello che è lo status dell'ambiente, per poter intervenire in maniera precisa, quindi non sprecando energie, non sprecando prodotti e soprattutto utilizzando delle tecnologie all'avanguardia che permettono di non inquinare. Quindi mancanza di utilizzo di diserbi, giustamente, non utilizzare molecole di sintesi, giustamente, utilizzando molecole microbiologiche che combattono a loro volta altri patogeni. Diciamo che un'azienda come Terre Regionali Toscane in questo è all'avanguardia, proprio perché anche le dimensioni per poter sperimentare in modo importante. Abbiamo collaborazioni con tutte le università italiane, specialmente naturalmente con quelle toscane, facciamo anche innovazione con l'aridocoltura, perché con il problema delle acque come ci sono adesso, quindi il concetto di vedere e capire il consumo delle acque, come poter consumare queste acque, limitarne il consumo, quindi fare un qualcosa di più organizzato e soprattutto cercare varietà di piante che resistono alle siccità, è una cosa molto importante. E poi soprattutto io ritorno lì che noi siamo l'emblema della biodiversità della regione toscana, se non addirittura dell'Italia. Poi ricordiamo che Alberese è forse l'azienda più biodiversa d'Italia, la più grande azienda biologica d'Italia e che ha cominciato a fare il biologico da decenni ormai. Bene, io ringrazio Giovanni Sordi, direttore di Terre Regionali Toscane, e a questo e andiamo punto a ballare. Andiamo a ballare. Enrico. Andiamo a ballare, vai a ballare. Vado a ballare. Mi metto buono. Guarda Cesare. Cesare, con che ci fai ballare adesso? Ma sì, questo è abbastanza da ballare. Sì, si balla? Sì, sì. Allora viene anche Giulia dalla regia, ce l'ha promesso prima. Il pezzo si chiama Let Your Baby Come On. Oh, come on! Johnny wants to start playing guitar. Johnny wants to buy a new Cadillac. Johnny goes to pray just out of school. Johnny begins to be the king of fools. Johnny goes to buy Christmas. Johnny
was to look like Johnny Cash. Johnny had a great love, but she never came back. Johnny began to be very sad. Let your baby come on, let your baby come on. Johnny, let your baby come on. Baby, come on. Questa cosa del piede è bellissima. Bellissima, è una cosa... bellissima. Ci è piaciuta tantissimo. Piaciuta tanto. Allora, e nel frattempo abbiamo cambiato ospite, e, diciamo cambiamo argomento, ma poi in realtà siamo abbastanza in vicini. Zona. Siamo in zona. Siamo vicini perché è venuta a trovarci Deborah Pizzetti, sì. CNA, si occupa di agroalimentare e quindi di trasformazione dei prodotti in qualche maniera, delle aziende che trasformano, ovviamente, le segue insomma, sì. Le aziende. Ma perché è venuta? Perché parte un percorso che CNA, forse è la prima volta che succede, una cosa del genere. È il secondo anno. Sì. Che CNA fa con l'ASL per le aziende, per... lo dico brutalmente, poi magari ce lo spiega meglio, per insegnare alle aziende le cose che si devono fare per evitare problemi con l'ASL sostanzialmente. Cioè ci sono delle regole da seguire e è bene che siano conosciute perché possano essere applicate. Ho detto giusto? Giusto, giustissimo. E è il secondo anno in realtà che facciamo questo seminario. L'anno scorso è stato un appuntamento soltanto e ha avuto successo tra le aziende e quest'anno quindi abbiamo pensato di fare proprio un ciclo di seminari. Si quadruplica, mi sembra. Sono quattro. Ne abbiamo messi in realtà in programma quattro per prima dell'estate e poi forse... Sono sparsi sul territorio. Sono sparsi sul territorio proprio con lo scopo, come giustamente hai anticipato, di sensibilizzare le aziende del settore alimentare a... seguire le giuste pratiche per svolgere le proprie attività quotidiane, non perché non siano formate, ma perché... Perché ci sono sempre novità, ci sono aggiornamenti, quindi insomma... Ci sono aggiornamenti e riportare l'attenzione sulle buone pratiche aiuta ad evitare in fase eventualmente di controlli da parte dell'autorità preposta, che è l'ASL, che ringrazio perché ci segue in tutti i seminari, ad evitare di incorrere in prescrizioni e diciamo purtroppo che in sanzioni. Percorsi come questo tutelano le aziende e tutelano i consumatori, sì. Perché poi queste sono le due facce della medaglia, no? Sì, perché si parla di sicurezza alimentare e quindi in qualità di sicurezza alimentare dobbiamo poi parlare di sicurezza per le persone che appunto
utilizzano poi i prodotti delle nostre aziende o comunque delle aziende produttrici. I seminari, come dicevo, sono quattro e ci spostiamo nei vari territori con lo scopo proprio di andare incontro alle aziende. Anche perché abbiamo territori tanto diversi. È tanto diverso, il nostro territorio è tanto vasto. Fare tutti i seminari a Grosseto poteva essere un problema per alcune aziende, per esempio dell'Amiata, che non sempre riescono a raggiungere, insomma, la nostra sede. E quindi iniziamo con il primo incontro di domani e andremo al caseificio di Manciano e lì faremo proprio un focus sulla produzione e la trasformazione del latte. Quindi tutte le norme che regolamentano la trasformazione del latte e quindi la sicurezza alimentare, certo, sui latticini e sui formaggi. E soprattutto anche con un focus sui mangimi animali, perché ovviamente dobbiamo perché partire poi si parte da quello. Certo. Dopodiché andremo invece a Follonica, pensando alla zona, quindi località di mare, abbiamo pensato di fare un approfondimento sulla lavorazione del pesce crudo, quindi sarà un seminario sicuramente rivolto di più alle aziende, sì del settore alimentare, ma della ristorazione in questo caso. Perché il problema qual è? Il batterio? Infatti, che proprio preoccupa. L'anisakis. Eccolo. Il rischio anisakis è un rischio che spesso sottovalutiamo, ma che nella lavorazione del pesce crudo purtroppo può esserci succedere. E può portare però a. Ci sono i sistemi per evitarlo. Per quindi la salute, quindi un abbattimento del prodotto fatto in un certo modo. Sicuramente le aziende sono formate, assolutamente, perché altrimenti non potrebbero svolgere la loro attività. Ma il momento di confronto con l'ASL serve anche a togliersi dubbi, fare domande, perché in ogni appuntamento ci sono due tecnici dell'ASL, della sezione dei tecnici della prevenzione sulla sicurezza alimentare, che quindi sono a disposizione delle aziende anche per parlare, come successe l'anno scorso nel seminario di Grosseto, di casi specifici, quindi di casi aziendali che poi... C'è qualche caso che ti ricordi che è stato un po' più curioso? Per fortuna qualche no, domanda più curiosa, insomma. Per fortuna casi particolari... Quando uno dice, conosco uno che fa così, no? Casi particolari no, ma ci sono stati casi purtroppo di aziende che in passato in fase di controllo sono hanno subito delle sanzioni. Delle sanzioni che poi portano fino alla chiusura. Ovviamente si cerca di evitare. Di prevenire, questa è una forma di prevenzione che va a tutela, come dicevo prima, delle aziende e evidentemente dei consumatori. Gli altri due incontri? Gli altri due incontri saranno alla cantina dei vignaioli del Morellino di Scanzano. Quindi lì, uva e vino. Lì si parlerà di etichettatura. Etichettatura. Anche perché la normativa europea è cambiata da poco, è molto precisa su questo. L'etichettatura deve riportare determinate informazioni, tutti i valori nutritivi, insomma, e nutrizionali, quindi etichettatura di vino e olio e soprattutto in quel caso faremo un focus sulle certificazioni sanitarie, soprattutto in fase di esportazione. È un prodotto, il nostro vino che esportiamo, di eccellenza, ma che in alcuni casi alle dogane può subire dei... Che succede alle dogane? No, giusto per curiosità. Alcune aziende magari... sbagliano l'etichetta e torna indietro. No. Per quanto riguarda la parte delle etichette no, però magari non hanno fatto la richiesta dell'autorizzazione per esportare e possono essere poi esserci dei fermi e quindi ritardare poi le consegne. Quindi anche in quel caso l'ASL ha preferito fare anche questo inciso proprio per sensibilizzare le aziende. Detto, Manciano, latte produzione. E formaggi, Follonica, pesce, Scanzano, vino. Torniamo poi su Grosseto per fare un focus su una nuova normativa che è quella degli additivi alimentari. In tutti i prodotti, in tanti prodotti che mangiamo ci sono adesso additivi molto fantasiosi perché si vuole cercare di trovare dei mercati di nicchia e quindi ci spostiamo magari su formaggi aromatizzati con aromi particolari, ma non tutti gli aromi si possono utilizzare. La normativa è nuova e l'ASL ci tiene particolarmente a fare un focus proprio su questo e quindi torniamo a Grosseto con questo focus che poi è abbastanza ampio nel senso. Quindi riguarda un po' tutti, un po' insomma, tutte le tutti aziende. I settori, tutti i comparti. Poi comunque sono seminari totalmente gratuiti e sono rivolte alle aziende del settore, sì, ma in realtà a chi è interessato, perché un momento di confronto con un'autorità come quella dell'ASL, secondo noi come associazione, è un qualcosa di vantaggioso a prescindere. Quindi, arricchente, indubbiamente educativo. Indubbiamente sì. Bene, io ringrazio Deborah Pizzetti. Grazie che ci voi. Ha portato questo spaccato. Poi avremo modo di seguire qualcosa anche di queste attività, sì. Perché è curioso, lo vedo anche dal punto di vista del consumatore più che della
perché comunque è importante conoscere come le cose vengono prodotte, che cosa, a cosa stare attenti anche da consumatori rispetto a un prodotto che si trova magari su un banco del supermercato, e saper leggere magari un'etichetta e capire che cosa c'è scritto sopra, che cosa prevede, può essere una cosa utile. Grazie davvero. Grazie a voi per e ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, restate con noi. Bentornati in diretta qua ad Hashtag 221. Abbiamo qua nell'angoletto un motivo di grande orgoglio, ovvero parleremo di Festival di Maremma e di redazione giovane. Abbiamo qua con noi Ilaria Baldo di Maremma Arte e una vecchia redazione giovane, vecchia, vecchissima, non so se notate l'anzianità. Le ragazze hanno fatto parte della redazione lo scorso anno e sono qua a raccontarci un po' la loro esperienza, ma io farei iniziare un attimo Ilaria. Ilaria ora ci racconta un attimo che cosa sono i Festival di Maremma. Sì, allora i Festival di Maremma sono tre festival che organizziamo nel territorio, insomma, nostro, nel territorio maremmano, quindi molto molto legati al territorio. Soprattutto diciamo il primo festival che inizia a fine maggio, I Luoghi del Tempo, e che ci porta alla scoperta di tanti posti poco conosciuti anche del territorio, insomma. C'è il nostro direttore artistico che è Lorenzo Luzzetti, va in giro soprattutto d'inverno. A fare dei sopralluoghi impossibili. Esatto, a volte impossibili, a volte meno, però insomma trova questi posti incredibili che ci fa conoscere anche a noi e quindi insomma chiaramente anche a chi partecipa al festival. E poi questo festival non mette insieme solo il territorio, ma anche quello che il territorio ci dà. Esattamente. Tipo, tutta la puntata che parliamo di magna. Tipo i prodotti migliori delle aziende locali. Ho pranzato oggi. Ho pranzato. No, perché era pranzato. Ero preoccupato. Un, visto po di, che... un po' di merenda. Si sente a fame, si sente. Ha dato tre riferimenti. E quindi si fanno insomma al pomeriggio, è tutto diciamo un festival piccolo per poche persone, a basso impatto anche ambientale, insomma. Poi ci sono poi degli artisti. Beh, comunque poche persone, però normalmente 200, 100, 100. 200, sì, ultimamente 250 abbiamo un po' persone, non sono così poche. Abbiamo un po' esagerato a dire la verità, non per, sono così poche, per dare la possibilità a tutti, a più persone possibili di partecipare. All'inizio eravamo più sugli 80 100, nel poi insomma tempo ha avuto è successo, cresciuta la cosa. Ormai sono 13 anni mi sembra esisti, sì. Quindi è noto. Infatti meno male ci stanno loro di solito anche a darci mano. Sì, ci danno una grande energia, devo dire la verità, insomma sono una risorsa preziosa del festival, per questo è nato il progetto di redazione giovane. E quindi io dicevo, si fanno queste passeggiate, si arriva a con dei giornalisti o con degli scrittori o con degli esperti del territorio. Poi di solito a luglio c'è il secondo festival. Sì, al secondo c'è il festival, l'Archeo Film Festival, che è dedicato ai film dedicati insomma all'archeologia. Documentari, insomma. Esatto, è collegato anche un piccolo premio, insomma. E, questo, poi? E poi il Festival del Cinema di Mare. Il Festival VIP. Il Festival VIP diretto da Giovanni Veronesi, che porta degli ospiti, molto attori VIP. Molto VIP, nazionali e internazionali. Esatto. E quindi è soprattutto a tema cinema, ma ci sono anche insomma altre discipline, cose di teatro, sempre legate al mare. Mentre poi ci sono delle ragazze e dei ragazzi, in questo caso solo ragazze, che sono venute a trovarci oggi, ma sono solo una parte della redazione giovani, che ci seguono su questi festival. Sì. E, ci volete raccontare un attimo che cosa è stato l'anno scorso, a parte la meravigliosa formazione sul giornalismo che ha fatto quest'uomo prima di iniziare? Mi siete sorbiti il mio pippone. Sono i migliori, sono i migliori docenti, noi esatto. Selezioniamo. Allora, la nostra esperienza è iniziata intanto tra i banchi di scuola, perché è partito come un progetto di PCTO, quindi alternanza scuola-lavoro, ci è stato presentato a scuola e poi appunto è partito a maggio fino ad agosto e diciamo il nostro compito principale era quello di pubblicizzare il festival e appunto seguire gli artisti, conoscerli e fargli domande, interviste e raccontarlo poi questo festival.
festival. Esatto, tramite i social. Infatti prima di iniziare i vari festival abbiamo fatto proprio dei corsi con una specialista su questo. È venuta in trasmissione Barbara Madrigali. Esatto, proprio a spiegarci che cos'è il social. Esatto, media management. Esattamente, e appunto ci ha un po' spiegato quello che dovevamo fare nella teoria, e poi appunto il festival è stata la pratica. Abbiamo messo in azione quello che avevamo imparato appunto durante maggio, e poi a giugno abbiamo iniziato a seguirci. Esatto, sì, diciamo, gli diamo questa breve formazione e con vari incontri poi li catapultiamo proprio dentro il festival. Direttamente. Sì. Senza ciambella. Di solito il pulmino lo guido io. Esatto. Quindi ecco, i genitori si fidano. Sì, si sono fidati. Che coraggio. Davvero. No, è molto divertente passare del tempo insieme a loro. Voi vi siete divertite? Certamente. I viaggi nel bombardone sono stati la cosa più bella. Provate a dire di no, che non vi siete divertite. No, perché gli abbiamo dato un nome noi al furgone. Il bombardone. Perfetto. E niente, quindi sì, questa è stata una delle parti post festival più belle. E niente, poi sì, comunque è stata un'esperienza bellissima, sia perché... Avete anche giudicato... Scusate, perché non mi... Il commerciale indirizzo turistico, e poi tutte e tre. Poi ci sono i tre ragazzi, invece, gli uomini, che invece facevano il classico. Esatto. E addirittura si sono cimentati nella giuria del premio Parigi della festa del cinema di mare, quindi hanno fatto anche un approfondimento sul linguaggio cinematografico. Il cinema, sì, col professor Brizzi. Abbiamo fatto appunto prima dell'inizio del Festival del Cinema di Mare questa piccole lezioni di cinema, per poi poter giudicare i cortometraggi e fare da giudici. Quindi un sacco di esperienze diverse, tutto insieme, che fra l'altro voi avete deciso di raccontare all'interno di un piccolo video. Non so se la regia è pronta magari a mandarlo, se lo possiamo far vedere. Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu. Col respiro e se corri ne avrai di più. Ma se morirò da giovane, spero che sia da ridere. Mi han detto se ti senti così vivo, non guardare indietro mai e vai. Non guardare indietro mai e vai. Non guardare indietro e vai, vai. Mi han detto punta al sole, ma non come Icaro. Che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo. Ma se morirò da giovane, qualcosa avrò da scrivere. Mi han detto aspetta che arrivi il mattino, dopo prendi tutto e vai. Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere. Il cielo sarà il limite. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai. Non avere fretta più. Ricordo che cantavo lì disteso nel letto, sognandomi cantare ma dentro un palazzetto. Provo a seguire il vento, ma se va fuori rotta punterò il cielo aperto e vedo dove mi porta. Perché anche se non sai dove vai, l'importante è solo che vai, che vai, che vai. Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere. Il cielo sarà il limite. Bene, questo era il... video che hanno realizzato per quest'ultima estate. Aspettiamo quello dell'estate prossima, allora, quindi... Eh sì, però dobbiamo trovare una nuova redazione giovani. Una nuova? Questa è vecchia. Esatto, questa è vecchia. Ci devono contattare alla pagina social che è? Redazione Giovani FM. Su Instagram.
Quindi contattateli e formiamo una nuova redazione giovane, che questa è vecchia, la buttiamo via. Io intanto corro dall'altra parte. Corre meglio dove abbiamo lui, lasciato Harry, però... seduto, e non è abituato a stare seduto evidentemente, il nostro Fabio Tronconi. Prima con Benedetta hai parlato un po' di queste scarpe, dell'alimentazione, ma ecco, se uno dice vabbè, io oggi voglio prepararmi per una maratona e non ha mai corso, ovviamente senza pretendere di fare quei tempi, sì, sì, no, chiaramente, che deve fare? Sì, ovviamente. Lo chiedo perché sono interessato. No, ovviamente il mio consiglio è di passare prima nelle distanze intermedie, cioè magari 5.000, sì, ecco, i 10.000, 10 km, poi la mezza maratona. La mezza maratona, preparare, certo, così dal niente la maratona è molto, ma che, molto impegnativo. Ecco, che tempi ci vogliono, secondo la tua esperienza? Ma tipo, per arrivare da zero, a quasi da zero, diciamo proprio, cioè se uno corre 10 km, allora diciamo se uno è un po' in sovrappeso, sì, e non ha mai fatto niente, forse è un po' complicato. Sì, ci no, vuole perdere un po', sì, di peso, perché, un po' di peso, perché anche, sì, insomma, sì, i muscoli, le ginocchia, le caviglie hanno bisogno, sì, di essere, se no, è molto dura, insomma, farcela. E per preparare, cioè uno che già corricchia, almeno proprio 3-4 mesi è il minimo. Ah, io pensavo di più, pensavo un anno. Sì, però deve, cioè, deve allenarsi. Già, sì. Ogni quanto tempo ti alleni tu? No, io mi alleno tutti i giorni e due volte alla settimana mi alleno la mattina e il pomeriggio. Addirittura? Riesco, mi sveglio la mattina alle 5. No, fai tutti i giorni la maratona? No, certo che no. No, perché altrimenti... come chilometraggio farò 140 km alla settimana, circa 20 km proprio... al giorno. Una cosina da mediamente, niente. Poi ci sono giorni che ne posso fare 15, giorni ne fa 35, però... Ma giorni di riposo te li prende ogni tanto? Sì, ogni tanto, anzi, certo, ogni 10-15 giorni mi riposo un giorno. Ecco, e invece da un punto di vista consigli di il fai da te o affidarsi a qualcuno? Se uno proprio non ha, cioè, non ha esperienza e parte da zero, secondo me è meglio se si affida a qualcuno. C'è il rischio di farsi male? Sì, di esagerare con il carico. Quali sono i rischi maggiori, chilometri, appunto? Della... Magari all'inizio pensi di poter arrivare a dei tempi, va bene, e quindi... fai più chilometri e fai più chilometri del dovuto, diciamo, rispetto a quanto sei allenato, e una settimana ti va bene, due ti va bene, tre ti va bene, poi il fisico si sovraccarica. E qualcosa si rompe, poi o esce il dolore al ginocchio, o può essere un'infiammazione, manca il ginocchio, le articolazioni dei muscoli, credo, vero? Le articolazioni sono sottoposte... Perché la corsa non è una cosa leggera, cioè anche perché uno corre piano, comunque sono sollecitazioni. Sì, sì, è un impatto. Sono sollecitazioni per la schiena, per... Sì, sì, se uno non corre nella maniera corretta, diciamo che è meglio se le distanze lunghe non le fa, è meglio se si tiene su 10 km, diciamo. Meglio, per... meglio. Senti, invece, no, una curiosità, te sei entrato e c'hai due scarpe di colore diverso. Sì. Ora, è un vezzo estetico o c'ha un senso? No, è una cosa estetica. Mi chiedevo se ci fosse una ragione particolare. No, è prossimi impegni? Prossimi impegni, praticamente, siccome dal mio punto di vista... al massimo, diciamo, si possono fare un paio di maratone all'anno, perché è uno sforzo enorme, certo, enorme, che va recuperato e ci vuole del tempo. Perché uno pensa, dice, questo fa 140 km a settimana, quindi può fare quante maratone vuole. No, no, perché no, una cosa è fare 20 km al giorno, una cosa è farne 42 tutti insieme, cioè non è la stessa cosa. E poi dipende anche da quanto, diciamo... La maratona, se la fai al massimo o se la fai un po' sotto alle tue possibilità, possibilità, via. Fa conto, se io ci ho messo 2:28, se corressi in 2:40 ne posso fare anche una al mese di maratone, perché magari... Che è un ritmo diverso. Sì, è un ritmo diverso, più lento, e posso farne di più, però in uno sforzo massimale, provando... Non, cioè, è il se caso. Uno prova a fare il suo record personale... A cosa miri adesso?
Ora per cosa ti prepari? Sì, pensi di prepararti? Cioè, questo periodo, che è il periodo di scarico, che mi dura circa 20 giorni, io decido un attimino qual è la prossima maratona e pianifico il programma per arrivare preparato a quell'appuntamento, insomma. E mi faccio tutta la tabella degli allenamenti, che è diviso in una prima fase di carico, magari fo le salite per far lavorare la forza, magari in alcuni momenti invece do priorità alla velocità, insomma, per arrivare pronto, insomma, alla maratona, che io di solito fo nel mese di ottobre, diciamo. Però non ho ancora deciso, va bene. Grazie davvero a Fabio Tronconi, e a questo punto la parola torna alla musica per chiudere in bellezza e in energia, ancora in energia, questa trasmissione. Sì, sì, loro sono davvero il gruppo dell'energia, i nostri Shakers, che adesso ci faranno Yes I Know. Suffer, you must pay. Yes, I know. Sometimes breaking inside my brain. Yes, I know. Working toward the moon today. Yes, I know. Look how Friday is far away. Yes, I know. But now it's Saturday night. Tonight, everything is gonna be alright. Now it's Saturday night. Tonight. Everything will be so fine on Saturday night. Tonight, everything's gonna be alright. Now Saturday night, come on now. So one day you begin to cry. Yes, I know. Let's hope it's over before I die. But now it's Saturday night, tonight, everything's gonna be alright. Now it's Saturday night, tonight, everything will be so fine. Now it's Saturday night, tonight, everything's gonna be alright. Now it's Saturday night. Ooh. But now it's Saturday night, tonight, everything's gonna be alright. Now it's Saturday night, tonight, everything will be so fine. Now it's Saturday night, tonight, everything will be so fine. Now it's Saturday night. But now it's Saturday. Grazie agli Shakers, grazie. E siamo arrivati davvero in fondo. Sì. E abbiamo portato al termine anche questa puntata. Anche questa puntata. Ricca, bella. Grazie davvero a tutti gli ospiti che sono stati con noi. Grazie alla regia. Alla regia, sì. Eccoli là. Ragazzi. Ciao Giulia, ciao Andrea che si intravede. E grazie. E ci vediamo. Chi volevi ringraziare? No, niente, ti ho interrotto. Ringraziamo anche questi che sono qui in studio, perché insomma Alessandro Capanni, e abbiamo anche Sara Sorvillo che è là dietro, che dà una mano a tutti quanti, e Michele De Masi,
Vedo che sono inquadrati da dietro, per cui insomma va bene lo stesso. Grazie a tutti quanti davvero, grazie a voi che ci avete seguito da casa. Ci diamo appuntamento a martedì prossimo, volevo dirlo, martedì prossimo alle 16, sempre in diretta, sempre su TV9, ma adesso rimanete con i nostri programmi.